Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Se sei un cantante professionista o comunque se canti tutti i giorni, il mio consiglio è quello di risparmiare la voce. Perché? Cantare in libertà. Per esperienza personale vi dico che prima di cominciare a studiare, di capirci qualcosa in più riguardo al canto, io facevo molte prove ogni settimana e mi ritrovavo spesso affaticato quando poi dovevo andare a fare un concerto, perché facendo molte prove la nostra voce sappiamo che è delicata e quindi se cantiamo sempre al massimo arriviamo affaticati, per esempio, ad un concerto. Quindi il mio consiglio è quello di, se dovete fare molte prove, di accennare, non cantare sempre al massimo, soprattutto il giorno prima di un evento, ad esempio. In questo modo voi potete fare tante prove senza dover affaticare la voce. Anche perché ricordiamoci che lo strumento voce non è uguale agli altri strumenti, perché le corde vocali sono due filamenti sottili e sono molto delicati. E sicuramente non possiamo sostituirle facilmente come può avvenire invece per una chitarra. Buongiorno. Buongiorno signore. Senta, delle corde vocali ce le ha? In questo momento c'ho un'offerta sulle corde vocali. 4 al prezzo di 2. 4 al prezzo di quanto costa? Sa? 5. E non preoccuparti se canti in una band, perché i tuoi musicisti sicuramente capiranno l'esigenza di risparmiare la voce e quando darai il massimo al concerto ti ringrazieranno, sì, sicuramente, perché quello che tu fai bene va a favore poi di tutta la band. Ciao, se ti è piaciuto il video ti invito a mettere un bel mi piace qui in basso e se non l'hai ancora fatto ad iscriverti al mio canale. Seguimi inoltre anche sulla pagina Facebook Cantare in Libertà e se hai delle domande da rivolgermi, non esitare a scriverle nei commenti. Grazie.